che li fa, forza ragazzi, andiamo, andiamo, ragazzi, andiamo, abbiamo il palco tra 10 minuti, dovete venire. Io li guardo e dico, ciao ragazzi, buon proseguimento, a loro, ciao Andre, alla prossima. A un certo punto arriva una ragazza che a metà tra me e EDF, e la scena è stata questa. C'è la ragazza che guarda me, guarda EDF, guarda me, guarda EDF e comincia a fare. Aiuto! Aiuto! Io gli dico, guarda che se vuoi salutarli fai veloce perché li stanno portando via, eh. E lei, oh, aiuto! Era impazzita! Ha cominciato a fare avanti e dietro! Non sapeva da chi andare! È stato bellissimo, non sapeva dove cazzo andare! Dico, uno le puoi salutare alla volta. Ti conoscevano? Sì, ci siamo conosciuti. Ma loro sanno che io faccio le reaction ai loro video, eh? Ci siamo conosciuti 2 anni fa a una festa post Games Week con gli altri youtuber. Quella che vi raccontai, quella dove ho conosciuto FaviJ, Surrio, Tobi, bla 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 bla. Allora, adesso, EDF vegano, proviamo a vedere, ci sta. Oh, ma che cazzo! Ma che cazzo era quella pubblicità? Ma affanculo! Settimana intera uno di noi due mangerà solamente come un carnivoro. Io mangio la carne! Io mangio la carne. Colazione, pranzo e cena sarà esclusivamente a base di carne. Mentre l'altro dovrà seguire una rigidissima dieta vegana, escludendo tutti gli altri alimenti. Per schifo, cos'è quella diarrea liquida? Per decidere chi dovrà seguire quale dieta, ci sarà questa moneta. Tu, Davide, dovrai lanciarla. Se ti viene fuori il verde, dovrai mangiare vegano. Se ti viene fuori il rosso, mangerai carnivoro. Ti prego, fai che venga il verde. Tu vuoi il verde? Tu vuoi il verde? Io voglio il verde tutta la vita. Ma in realtà io vorrei il carnivoro perché secondo me è vegano non resiste. Carnivoro, cioè, sai, tu e basta, vecchio. È straproibitiva come cosa. Ma chi se ne fotte, ma vaffanculo, ma io non voglio mangiare roba da capra per una settimana. Prego. Sì! Ci sei! Okay. Ah, quindi siamo entrambi contenti. Sì, io volevo... Allora non serviva neanche lanciare la moneta, scusami. Oh, il carnivoro in realtà. Per inaugurare questa settimana inizierei subito a bomba con una bella grigliata. Quindi dovrei deliziarci anche con le tue abilità culinarie alla griglia. Non ho mai grigliato in vita mia. Neanch'io. Vabbè, dai, ascolta, ho a già me capito. Non fa impazzire. Coppa, via, erburselone, via, bel bisteccone. Cos'altro c'è? Ma allora che fa, mi sta venendo? Il fondamentale in una grigliata. Ma sei serio? Ma quanto le costine, e basta. Wow. Le costine, tutte le braccioline, la salsiccia. Così me la faccio anche per cena. Fammi il calcolo di quanti chili di carne hai messo là dentro. 2 chili di carne. Ma sì, bastano per un paio di giorni, dai. Perfetto. Però quando la cuoci esce fuori l'acqua, capito? E quindi resta poco. Ah, sì, dicono tutti così. Andiamo a cercare le mie cose. 2 bei peperoni. Cos'altro si mette a grigliare? Le zucchine fanno schifo, melanzane non mi piacciono. Le zucchine grigliate sono buone. Noi comunque ci siamo pesati prima di iniziare questa dieta, così faremo il confronto alla fine. Credo che tu probabilmente un po' ingrasserai e lui un po' dimagrirà, però dipende. E terremo anche traccia di quanto spenderemo. Beccati là. Io raga, ma secondo me questi dopo 2 giorni non hanno più neanche la forza di muoversi però. Ma li mangiano i carboidrati? Se non mangi i carboidrati dopo 2 giorni non hai più la forza neanche di muoverti, indipendentemente da carne o verdura, eh. Alla best griglia. No? Questi come fanno? Muori? Ma sei pazzo? Io dopo 3 giorni che non mangiavo pane o carboidrati ero tipo... ero così! Non avevo la forza neanche di vivere! Del mondo lì! Allora, perché il nostro papà non ha proprio una griglia, ma cucina su questa pietra qua. C'è da pulire la pietra. Con cosa la pulisci? Con aceto? Chiediamolo all'esperto. Volevo chiederti come si pulisce la griglia. Si prende dell'aceto. Aceto! Attenzione! Si pulisce la pietra. Mamma mia che puzza! Non c'è... Puoi anche fare aceto e bicarbonato se proprio vuoi fare la cosa meno puzzolente. Mi piace l'aceto, ragazzi. Che c***o era? Cosa è successo? Non è che magari c'è un animale. C'è un animale? Lo grigliamo. Carrivano. Grigliamo pure lui, vaffanculo. Ma scusa, ma in tutto questo io quando mi faccio le mie robe? Tu aspetti il mastro griller perché poi te lo devi pulire te. Non deve essere contaminato. Mi faccio io le mie robe e poi... Dai, è arrivato il momento di cucinare. Allora, io non posso usare le spezie tipo pepe, rosmarino e altre cose perché... Che schifo, almeno il sale. Sono vegetali, però il sale posso usarlo. Ma cosa vuol dire? Sono... Mica neanche le spezie. Pietra, carnivoro pietra. E beh, bene. Sembra che abbia poggiato uno stronzo, come ha fatto? Letteralmente Doc Teo vs Maria Sofia.
quale delle due diete tra quella per diversamente puntuale e da capra da latte vincerà? Nessuna delle due, questo è il problema. Papà, silenzio. Sì, però io mi aspettavo un... Che delusione. Mi hai deluso, sa. Ma non ci hai messo l'olio, però un po' d'olio. So. Io, vecchio, quella roba lì non sarà mai cotta. Ma non vedi che c'è più fumo che braccia e fuoco? Beh, non so che dire. Vabbè, ma devi mettere un po' di carbone acceso lì, un po' di carbonella. Una bistecca affumicata. Vabbè, gli dà quel sapore... Di schifo. È cotta sta roba. Quindi hai finito? Secondo me sì. Oh, grazie. Ma questa però non è grigliata, è cotta sulla pietra, non è una griglia. Come faccio io adesso a pulirla? Fai quello che ho fatto io all'inizio. Per togliere la contaminazione lì del cibo ci vorrà un bel po'. Oddio, cosa sta facendo quella città? Io non starei lì proprio a esalare. Va bene. Vecchio, mi è arrivata la polata di vapore bollente di aceto. Dai, ascolta, va bene così, basta, sono rotte le palle. Ma non potevi bagnarlo con l'acqua fredda? Scusami, così lo raffreddavi. Chi se ne frega, vecchio, io butto delle robe, tanto al massimo le mangio crude. Però cos'è quella roba delle banane? Ci pensi, c'è una roba del genere, in un ristorante. Madonna mia, vecchio, ma che mi stai facendo vedere? Mazza che fame. Te la danno 60-70 euro. Allora, una roba del genere la rimando indietro. Forse perché è un po' troppo cotta, però vabbè. Basta, è pronto, fine, mi sono rotto le palle. Andiamo a mangiare intanto questo. Assaggia la tua. Allora, è ben cotta, però non... Quello è il problema, non va ben cotta, quello è il problema. Forse non è particolarmente buona perché la Fiorenza non va ben cotta. La Fiorenza va, non dico proprio cruda, no, però va al sangue. La Fiorenza va al sangue per forza, sennò... Non è male. Sentiamo i peperoni. Sono croccanti, crudi proprio. Sei a dieta, lo so, ma a me la carne piace veramente un sacco. Al primo pasto siamo sopravvissuti. A questo punto, siccome sono le 5, direi che ci vediamo a cena. Io ti dico, la mia cena è questa. Io dovrò trovare qualcosa da fare. Ma effettivamente, scusa, la pasta al pomodoro. Vecchio, tu puoi mangiare qualsiasi roba, cioè, esiste anche... No, scusami, allora posso mangiare i carboidrati? La panna vegetale, i dolci vegani, tu puoi mangiare tutto. Stasera una bella pasta al pomodoro non me la toglie nessuno, ho bisogno di... vabbè, ma scusa, ma allora lui... Idrati. Ma allora scusa, lui sopravvive, lui sta bene, lui si distrugge, non puoi mangiare solo carne. Senza carboidrati, senza zuccheri, l'energia, dove ce l'hai? Secondo te, durante questa settimana, farò l'errore di mangiare qualcosa che non fa parte della dieta vegana, però senza accorgermene? Sicuro, sicuro. Se non sei uno che la fa abitualmente, sicuro. O sei tipo come Naomi che controlla gli ingredienti in maniera estremamente scrupolosa, se no, se non sei uno che guarda, sicuro te lo fai per sbaglio. Attenzione, effettivamente sulla pasta non posso mettere il formaggio. È vero. No, grana. Sei venuto qua solo a portarmi sciagura. Cioè, non so. Beh, mentre io... No! No, no! Sale! Ma dai, il sale! Pasta al pomodoro, non sei in grado di fare. Ah, ma non ha rotto, meno male, almeno non ha rotto il coso. Io si diceva che tipo versare il sale porta sfortuna. Vabbè, fai così, le stronzate, via, è passato. Ma come mai Nomi è vegana? No, Nomi non è vegana, Nomi è vegetariana. E poi no, Nomi è tutta strana. Nomi è tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Oggi le scocciava a bere i fermenti lattici, e non sto scherzando, perché dice, poverini, sono vivi, mi scoccia a berli per poi ucciderli. Però il giorno prima in auto voleva ammazzare un vecchio perché lo trovava molto divertente. Nomi ha questo dualismo incredibile. Nomi ha questo dualismo incredibile che i fermenti lattici sono carini, però l'anziano lo spiaccichia. Ha questo dualismo incredibile. Vabbè, ragazzi, che ci volete fare? Ognuno è fatto come è fatto. Chi siamo noi per criticare gli altri? Voglio dire, lei è dolcina, è carina, è fatta così. Vivi e lascia vivere. Una. Perché qua c'è una sfortuna che per tutta la vita basta e avanza. E pasta al pomodoro fu. Buon appetito. Bella anche la pasta al pomodoro. Perché mi piace tutto il cibo? Perché a me piace tutto, cazzo! Ragazzi, magari non è così terribile.
È buona comunque, nel senso, solo che è pesantuccia. Direi che ci vediamo io domani con la colazione e anche lui domani con la colazione, ma probabilmente la stessa roba. Cos'è di solito che facciamo? Mica colazione, però la salsiccia e la bistecca è un po' tamugno da buttare giù, eh. Siamo a colazione. Io tendenzialmente latte e cacao. Cioè, il latte non lo posso bere. Quindi qui ho del... Cioè, il latte di merda. Quello d'avena fa un po' schifo, però, il latte di noci è un pochino più buono. C'era il latte di soia al cioccolato. No, il latte di soia fa schifo alla merda. Quello al cioccolato è buono. Quello d'avena è buonino, ma non senza zuccheri. Quello di castagna è decente, il latte di cocco. Però, come si fa spesso nella lista di ingredienti e tono, può tenere tracce di uova, latticini e ecc. Perciò viene considerato vegano o no? Vabbè. Sorriso con goccia di sudore. Alla fine sì, però dai, qua 99%. Latte di avena. Il latte di mandorla è molto dolce. C'è scritto in gigante vegan, quindi lo posso mangiare. Assaggiamo il latte di avena. Senza zuccheri, una merda. Senza zuccheri, una merda. Latte normale è un po' meglio. Siccome qua fai tanto il gradasso, io avrei una sfida da proporre per il pranzo. Tu hai presente che al McDonald's, quando ordini un panino, puoi selezionare gli ingredienti? Secondo me potremmo provare a prenderci un panino, ok? E tipo, deseleziono tutto quanto, tranne la carne, e tu deselezioni tutto quanto, tranne la verdura. Che... si può fare. Cacchio. Mettiamo caso io voglia prendere un crispy McBacon. Devo togliere il formaggio, devo togliere la salsa. Cioè, scusa, io per striscia di carne del bacon pago 7,40. Esatto. Allora, nel crispy non c'è nessuna verdura, quindi io quello proprio non posso mangiarlo a prescindere. Prova il Big Mac. Personalizza ingredienti. Vedi, cioè, non posso togliere l'hamburger. Io no, infatti. Posso togliere i cetrioli, la cipolla, il formaggio, l'insalata, la salsa, il pane, ma non posso togliere l'hamburger. Quindi... infatti, io mi ricordavo che non si potesse fare, ragazzi. Quindi nella realtà dei fatti è impossibile rendere il Big Mac vegano. Toglici gli hamburger, prendilo normale e toglici gli hamburger. Non esistono i panini vegani? Sì, esistevano al McDonald's. Naomi ne era stragolosa. Non li fanno più perché evidentemente non vendeva. Infatti Naomi odia alla follia i vegani, quelli che ce l'hanno col McDonald's, perché gli hanno tolto il McVeggie. Naomi ce l'ha a morte con quei vegani lì, perché dice: stronzi di merda, io volevo il mio McVeggie. Vediamo se riesco a prendere qualcosa di vegano comunque al Mac. Le patatine fritte. Io avevo letto che le patatine le insaporiscono tipo con l'olio del bacon. Quindi comunque tu non potresti prenderle. No, non le insaporisco con l'olio del bacon, è olio vegetale. Perché è con... No, è olio vegetale. Una volta le facevano nello strutto, nel lardo, le friggevano, ma in America, poi in Europa, è sempre stato nell'olio vegetale. Contaminato, diciamo, dalla carne. Qua c'è scritto che nei McDonald's italiani usano solo oli vegetali. Sì, o se usano solo oli vegetali. Fare le patatine, quindi sono vegane. Quindi in Italia le patatine fritte sono vegane. Io lo ben so. Io oramai so tutto. Io oramai queste cose qui le so tutte, perché ho una fidanzata cacacazzo vegetariana e io oramai ho imparato tutto quello che c'era da imparare su cosa è vegetariano e cosa no. Davvero? Sì, quindi posso prenderle. E io la mia dieta è una pacchia. Insalata verde con pomodori. Aggiungi all'ordine. Abbiamo provato a prendere un crispy McBacon carnivoro, quindi la roba che può mangiare freddo. E questo è il risultato. What? Ma questo è il crispy McBacon? Sì. Ma è una frittella, scusami. No, guardate ragazzi che comunque le patatine fritte nel lardo, guarda che la patatina fritta nel lardo, la patatina fritta nello strutto è una roba ragazzi, è buonissimo, è buonissimo. No ragazzi, che schifo un cazzo, che schifo perché non l'hai mai mangiata, è una roba, è di un buono. Perché infatti se leggi c'è scritto Grand Crispy, extra bacon, senza pane, senza salsa, senza formaggio. Ma attenzione. Con Nala, no. Ma con Nala, perché Nala è un gatto morbido e coatto, mi dai un bacino? Mi dai un bacino, me lo dai. Dio, se sei bella.
Che tristezza. Ora vediamo invece il mio pranzo vegano. Ecco qua. Secondo me qua c'è un imbroglio. Non ha senso. C'è scritto che le patatine del Mac sono vegane. Ma io non ho mai visto un vegano mangiare. Ma non... La mia ragazza. No, mi è stragoloso di patatine basta del Mac. Basta sporcarmi la macchina. In più, io ho potuto prendere un'insalatina. Quindi tutto sommato è più facile per un vegano che per un carnivoro andare al Mac. No, sì. per un cazzo, perché i panini del Mac sono buoni, ma anche parecchio. Io, ragazzi, l'altro giorno ho ordinato dei panini e delle patatine da Burger King. Io continuo a dire che fanno cagare alla merda. Io non so sinceramente... Cioè, i panini sembrano veramente fatti come se comprassi il cazzo di pane e due bistecche dalla Coop e li cucinassi io, uguale. Non cambia niente. Sono degli hamburger delle svizzere comprate alla Coop con del pane che apri, fine. Le patatine sono flosce, tutte mosce, una merda, cioè, veramente, boh. Folle. Ragazzi, dobbiamo dirvi una cosa molto importante. Infatti, no, sullo store migliore del mondo, ovvero di fbros.com, sono tornate di questo ristorante vegano che sembra super figo. Sono hamburger vegani. Oddio santo. Io, ragazzi, sono andato a un paninaro, a un'hamburgeria vegana con Naomi. Io ve lo giuro, ho mangiato il panino. Ho mangiato il panino vegano, che era veramente molto simile a questo. Ho finito di mangiarlo. Avevo più fame di prima. Io non ho idea come facciano i vegani a vivere con questo. Sì, Flower Burger, bravo, sono andato a Flower Burger, ho ordinato sto panino, a me è sembrato di mangiare un panino con dentro l'insalata, i ceci o altra roba. No, ma non era male, era buono, peli di gatto, però mancava la carne. Cioè, hai presente quando mangi qualcosa e manca? Cioè, proprio mancava. Sentivo la mancanza della carne. Sentivo di aver mangiato come se qualcuno mi avesse tolto la bistecca dal panino e ci avesse messo dentro dei ceci compressati. Non era cattivo, ma proprio mancava la roba. Cioè, non mi mancava la sostanza. Wow, sono strafighi. Ed è qua a Verona. Ok. E tu cosa fai? Boh, io mi porto di nascosto la bistecca. Ti porti i salamini e te li nascondi in tasca. Tu sai dove stiamo andando a mangiare? No. Stiamo andando in un ristorante completamente vegano. Ma come? Perché? Figo come posto comunque. È Flower Burger, è questo. Voi state aspettando. Cioè, il vostro... non è questo dove sono loro, però sono andati in questo qua a Bologna. Cibo. Beh, io ce l'ho già pronto. Vecchio, sei un criminale. Nel mentre. Io anch'io, se ci torniamo, io l'ho già detto a Naomi. Se ci torniamo, io mi cucino due svizzere e me le porto dietro. Io ho già detto. Ho detto, se vuoi tornare con me a Flower Burger, io da casa mi cucino due bistecche e me le porto dietro. E le metto nel panino. Io gliel'ho già detto. Io mi cibavo di nascosto di salamini e würstel. La cameriera ci ha cortesemente portato gli hamburger degli altri e io, per evitare figuracce, ho provato a non far vedere il cibo, ma penso di aver fatto addirittura... Sembri uno con dei problemi, però così. Dura peggio. Sembri un animale. Perché giuro. Qual è il problema? Ecco, vedi, non è che sono brutti, ma la carne dov'è? Cos'è questo? Dopo che gli altri hanno finito i loro panini, devo dire molto invitanti, siamo ritornati a casa, dove in bagno il mio intestino ha dovuto fare i conti con gli effetti collaterali della dieta. Vai, vai, vai pure in bagno da adesso. Sentiamo il profumo, se c'è. Che puzza, non si può andare di là, cosa hai fatto? Adesso ti faccio vedere una foto. No, no, no! Vecchio! Ragazzi, che schifo di immagine. Oggi si inizia la giornata con dei bei Flintstone. Nonostante non fossimo neanche a metà della settimana, un po' pesantino però, Tutto quell'unto e la pesantezza di dover mangiare sempre solo. Ma non mangiare unto, cioè. Carne si iniziava a far sentire. E no, non mangiare. Sto diventando intollerante al grasso. No, disperazione totale. Io all'inizio pensavo che la dieta carnivora fosse anche più semplice da seguire, perché boh, prendi un pezzo di carne, lo schiaffi in padella. Sì, ma non devi friggerlo così nell'olio, sennò scusami. E via. Però obiettivamente di vegano, cioè tipo il budino vegano e tutte quelle robe là, non devi far nulla. Lo so che hai già pronto. Next, ti giuro, mi sta venendo voglia di diventare vegano. Ma perché non restate onnivori che puoi mangiare tutto quello che vuoi senza limitarti in nessun modo? Non fai prima, scusami. Gli occhi, pensa al momento in cui hai detto Uber. A parte che, scusa, il latte, le uova, i dolci con la crema, scusami,
Cioè, che cazzo, quelli vanno bene, non sono vegetariani, non sono vegani, potrebbe mangiarli, scusa, tutte quelle cose lì, perché non le mangia? La panna, il latte, le uova, il burro, cioè, carnivoro, ho capito, ma che cazzo vuol dire? Non è carne, e allora vegano, scusami, il budino non è un'insalata, che cazzo vuol dire? Cosa significa? Ho capito, ma lui mangia vegano, allora, allora l'equivalente dovrebbe essere che lui mangia solamente insalate. Cazzo vuol dire, scusami? Ma non vuol dire niente, però. Allora doveva dire non mangio vegano, e tu mangi vegano e io non mangio vegano. Perché se lui mangia vegano ma può mangiarsi i budini, può mangiarsi i latti, le cose varie, allora scusa, non è uguale. Allora tu vai a mangiare solamente insalate, che cazzo... Fortuna mi è venuta fuori la dieta carnivora. Ma sono un co... Allora ragazzi, noi stasera dobbiamo andare a fare una partita di padel, ok? Un po' di wa... E quindi... Ragazzi, penso che la carne stia dando al cervello. Comunque, il punto... Vegano non vuol dire solo insalate, ma mangiare non vegano non vuol dire, scusami. È che abbiamo bisogno di energie. Secondo te, ci portiamo qualcosa da mangiare anche? Vi servono i carboidrati, raga. Che là sul campo. Certo. E poi il pesce, scusate, e il pesce... Il pesce è carne alla fine, eh? È carne di pesce, ma è pesce. I gamberetti, il fritto misto, le cozze, le vongole, scusami, anche quello lì è carne, carne ma dei pesci, cioè. Let's go. Va bene. Dopo aver iniziato a giocare era chiaro che non ero nella mia forma migliore. Zio, vecchio, fai cagare. Ti servono i carboidrati, zio, per le energie. Quindi per ribaltare il risultato abbiamo deciso di sfoderare i nostri assi nella manica. Io mi sono portato questi, sono tipo frutta secca, c'è scritto qua energy mix, dovrebbe andare bene. Vecchio, energia. Sei un pivellino, beccati questo. Coi viustel in faccia. Questa barretta energetica. Guardalo qua, proteine. No, zio, no. No. Ragazzi, se volete un Würstel. Guarda, se volete c'è un Würstel a testa. No, fidati, ti dà il boost. No, ti dà il boost. Il booster io non lo guardo. Dai, ma crudo? Un morsetto. Andiamo, ragazzi. Gli avversari si rifiutano di giocare con Fred mentre ha un Würstel in mano. Non potete farvi fare un punto mentre ha un Würstel in mano, ragazzi. Fred il Würstel! No. Finita la partita siamo andati a fare la spesa per la cena e io ho preso del sashimi per variare un po' la dieta, mentre David voleva qualcosa di molto veloce, perciò ha comprato dei burger vegani. Cucinarli... Quelli non sono cattivi, ma sono meglio le cotolette. Però non è stato così semplice come si aspettava. Ragazzi, qua... Si smontano, eh. Si sbriciolano facili quelli. Si può smettere di registrare un secondo? Ma non è normale! Li hai disintegrati, eh. David carbonizza! Ma non è normale! Basta, sempre così! No! Sì, fanno così, sì. Giallo, grazie per i tre, Valentino. Devi mettere la fiamma bassa, sennò fanno così, sì. Oh, ma come? Ma la fiamma? Adesso, a che altezza l'hai messa? Vecchio, io ti faccio fuori. Perché? Spero ci sia la registrazione. Sì, ma aumenta con la fiamma. Che stronzo, lui gli ha detto! Salve Rosita, grazie per i 9. Lo chef delle mie palle. Stai cucinando delle verdure pressate di merda, dai, non puoi avere la fiamma alta. Mamma mia, che schifo. Cioè, sono proprio neri. Dai, mangiamo, va là, tu, mangi. Son dei dischi, ragazzi, sono dei dischi. No. Okay. Ragazzi, sono dei dischi da hockey. Hello there. Danny, grazie. Li metti in una partita di hockey, si usano tranquillamente. Il tuo pesce. Fa ridere come in questa inquadratura siamo in tre. Ah. Guardalo come sghignazza dei tuoi hamburger. Vediamo. Vabbè, mangiabile. Cioè, sì, il bruciato non si sente troppo. Io, ragazzi, stasera invece ho deciso di variare e mi sono preso del sashimi. Quindi pesce senza nulla, questa è solo... Minchia, senza condimento, madonna mia. Che tristezza quelli che fanno le diete così, però. Carne. Se a un leone gli dai un salmone davanti, lo mangia. Un leone è l'animale carnivoro per eccellenza, vediamo. Sì, i gatti, inclusi i leoni, possono mangiare il salmone. Come un po' di sashimi. Magari. Avrei voglia di sushi e salame. Questi sono i cibi che mi mancano di più per ora.
prova. No, io Giallo non sono mai stato un tizio che si limitava a uno. Io ho sempre mangiato tutto. Io ho fatto dei tempi. Sì, ho letto mangio solo carne versus vegano. Non ho detto che non sta seguendo la regola. Ho detto che è sbilanciata la regola. Ho detto che è sbilanciata la sfida. Io ho provato a mangiare... Cioè, io ho mangiato carne per una vita, di continuo. Cioè, non è che fosse stato un grosso problema perché digerisco qualsiasi cosa. Però, alla fine, a me piace mangiare qualsiasi cosa. Quindi, cioè, io faccio fatica a limitarmi a un singolo alimento. Nice. In questo momento sono le 6:40 del mattino e io e Davide stiamo per andare a fare una giornata sulla neve. Dobbiamo vedere se in montagna sarà la dieta vegana oppure quella carnivora ad essere in difficoltà. Col freddo dipende cosa mangi. Allora ragazzi, abbiamo fatto un po' di piste, ci siamo divertiti sulla neve, Davide è caduto un bel po' di volte ed è arrivato il momento di andare a mangiare. Lì sopra c'è il menù e io già vedo che tipo ci sono würstel e altre cose carnivore, quindi mi sa che io sono a posto. Buongiorno, vorrei proporti una cosa e devo mangiare solamente carne. Prendo panino würstel senza panino e poi un panino porchetta solo con la porchetta. Comunque è pericolosissimo mangiare troppo a lungo solo carne, ti crea degli scompensi, ti crea dei problemi. Io ho sentito gente che ha fatto questo tipo di dieta qua e dicevo: ma voi siete pazzi, non si può mangiare solo carne di continuo, cioè ma proprio perché non introduci degli essenziali che sono fondamentali per il corpo umano. Cioè, io ho capito proteine, aminoacidi, ma le vitamine, cioè tutte quelle, l'omega 3, l'omega 6, cioè... Vegano forse ce la fai, ma vegano forse ce la fai perché vegano è una dieta che comprende tanti alimenti, non è mangio carne, è vegano, è una dieta che comprende tanti alimenti diversi, anche se in realtà anche i vegani spesso e volentieri se non integrano hanno dei problemi un po' con le proteine, che comunque ricordatevi che capelli e unghie, ragazzi, e pelle necessitano di proteine e un po' hanno problemi con alcune vitamine, tra cui la B12. La B12 sfortunatamente è una vitamina essenziale per la vita. Infatti io c'avevo un conoscente vegano che prendeva gli integratori di B12 perché lui faceva la dieta vegana, però il ferro lo puoi assumere anche con determinati legumi se ne mangi abbastanza, però questo qui amico qua prendeva l'integratore di B12 perché non assumeva B12 e stava male. Quindi... i vegani possono mangiare la frutta? No, ma che cazzo dici? La frutta è un alimento animale, sei impazzito? Cioè la frutta cresce sui maiali, non si può assolutamente. Cos'è? La carne rossa è cancerogena? No, la carne rossa è un possibile cancerogeno, il che è diverso. La carne rossa non è cancerogena, la carne rossa è stata classificata come potenziale cancerogeno e non per la carne, ma per le sostanze che ci mettono sopra. La carne, ragazzi, non può essere cancerogena. E non ci vuole uno studio a capirlo, ragazzi. La carne non può essere cancerogena. Che cazzo siamo, dei tumori ambulanti? La carne non può essere cancerogena. Gli animali non sono dei cancri ambulanti. È quello che ci mettono sopra la carne e sopra gli insaccati che, se cotto, può produrre sostanze forse cancerogene. Forse. Non si sa neanche, a dire il vero. E il che è un altro discorso. È chiaro che se mangi continuamente carne rossa ti si ostruiscono le arterie ed esplodi. Me l'hanno detto a scuola, ti hanno detto una stronzata, Coins, ti hanno detto una minchiata, non è vero. A posto così? Perfetto, a posto così, grazie. Anche perché voglio dire, cioè, vogliono limitare il consumo di carne rossa. Ma chi cazzo c'ha i soldi? Ma chi cazzo ce li ha i soldi per mangiarla? Ma sai quanto costa la carne rossa? Sai quanto costano i filetti, le scottone, le fiorentine? Ma che cazzo la mangia? Ma sai quanto costa? Ma che cazzo vuoi limitare? Cioè, mangiarlo una volta a settimana è un miracolo. Ma che cazzo limiti? Oh, ma cos'è sta roba? Tu, David, cosa hai preso? Panino con i peperoni e la cipolla. Buono, buono. Col panino col frigione. Interessante. Andiamo un po' tutto. Eccoci qua. Sì, ma che pastrocchio, però. Mi fa schifo anche a me vederlo così, dai. Assaggiamo, ragazzi, la qualità. Sì, ma non così. Così fa schifo anche a me. Sembrano delle frattaglie ammucchiate. Beh, però è molto buono. Considerando che da tutto il giorno che scio e non ho mangiato nulla, ci sta. Transizione a Fred che finisce questo piatto.
ho la nausea. Signori, mi sa che abbiamo un uomo sconfitto qua. Non riesco a mangiarlo. Mettiteli via. Questa sarà un'ottima merenda, ragazzi. Che schifo. Non c'è il limite allo schifo di questo ragazzo. Ragazzi, le mie forze si stanno esaurendo. Infatti ho fatto un paio di... A scuola dico un sacco di stronzate, la mia prof di scienze con due lauree hanno detto che hanno trovato una libellula di 22 miliardi di anni fa. Gli ho fatto notare l'orrore e mi ha confermato nuovamente la cosa. Certo, una libellula di 22 miliardi di anni fa. Peccato che la Terra abbia 4 miliardi. Peccato che la Terra abbia 4 miliardi di anni, ma c'era una libellula che era nata prima del Big Bang, perché il Big Bang è nato 14 miliardi di anni fa. Cioè, c'era una libellula che era 8 miliardi di anni prima del Big Bang. Interessante, devo dire. Di cadute veramente rovinose. Questo significa... Mira che botta! Una cosa, è giunto il momento di fare merenda. No, un po' di birra. Graal. Peccati qua. No. È verde. Ma come? Ma perché è verde? Buono? No. Mezzo ghiacciato. Poi quando sono caduto, secondo me l'ho spappolato. Nei giorni successivi abbiamo continuato la nostra dieta, improvvisando i pasti con gli ingredienti che avevamo a disposizione. Puoi vedere io Dini, cosa faccio? Pasta e fagioli. Prendo la pasta di ieri, ci butto dentro dei fagioli. Dai, ti prego. La pasta e fagioli è una delle cose più buone che c'è, ma non così! Che schifo. Ma non così! Ma almeno fai la pasta e fagioli quella normale! Non dico di farla chic con il doppio concentrato, le patate! Però dai, ma non così! Piatto Michelin. Terribile. Secondo te è più facile per un carnivoro... La pasta e fagioli è buonissima, però devi farla bene. ...carnivoro o per un vegano andare a mangiare il sushi all you can eat? Il sushi c'è roba per entrambi. Sì. È arrivato del cibo, però è arrivato solamente quello di David. Ti sono arrivati i fagiolini, le verdure saltate, però quello che mi interessa veramente è quello al gozza lì. E che devi assaggiare quella. Atteggiamento positivo, ragazzi. Ho mangiato di meglio nella vita. Guardate la contaminazione nascosta. Questo sembra tutto quanto salmone, ma in realtà dentro c'è del riso. Buono, cazzo, che voglia di sushi che c'ho, porca troia. E devo toglierlo. Tu praticamente ordini il cibo, lo smonti. Che tristezza togliere il riso, però è buonissimo. E tieni quello che puoi mangiare. C'è un problema fondamentale, ragazzi, ovvero che nel mio pollo c'è una salsa che io non posso mangiare, ovviamente, perché non fa parte della dieta. Cos'è, di soia o agrodolce? Carnivora. Quindi, per togliere la contaminazione, bisogna bagnarlo. Oh, che schifo, ti prego! Ma togli tutto, ma che schifo! Oh, perché bisogna togliere tutta la contaminazione! Ma non saprà di niente, no! Perfetto, adesso pollo decontaminato. Cioè, di pollo annacquato. Ma per forza l'hai annegato! Assaggiamo sto tofu. Questa è la prima volta che mangi il tofu, te. E non mi... No, il tofu fa schifo, zio. Non, lo... non l'avevi mai assaggiato. Il tofu è una merda. Cioè, il tofu è una delle cose più schifose che esistono al mondo, insieme all'affettato di lupino. E quella... Non è vero, non è vero sto cazzo. Il tofu fa schifo alla merda. Cioè, il tofu sembra una spugna per piatti bianca. Cioè, a meno che non lo insaporisci con robe particolari, con cose strane, non lo cucini perfettamente, ci metti delle spezie, no, fa schifo al cazzo. Sembra distinto. Cos'è? Cos'è? Una consistenza stranissima. Adesso il mio obiettivo è provare tutti i tipi di latte vegetale che ho trovato al supermercato per decretare quello. Allora, quello di cocco è buono, quello d'avena senza zucchero fa schifo, quello di farro non è male, però deve essere un po' dolce, quello di soia è una merda, quello di riso non è cattivo, quello di mandorla è dolcissimo. Dolcissimo, cazzo. Più buono. C'è scritto di shakerare. Il tofu va cucinato, così da solo fa pena. Shakerà. Anche cucinato. Ah, quello d'avena non mi piace. Next, questo al cocco. Però il cocco non è cattivo. Cosa è denso o super liquido? Meglio dell'avena. Farro, questo è molto... Quello di farro, se è amaro fa schifo, se è dolce è bevibile. Più giallognolo, odore di... Boh, sembra farina. Dipende se è dolce o amaro. Wow, sto qua è stra più zuccherato, però non ha... Merda, raga, cazzo, ne so più io di un vegano.
Dopo quasi 8 anni con Naomi, cazzo, ne so più io dei vegani. Cioè, lo zucchero naturale del farro. Andiamo avanti. Latte di soia. A me fa cagare. Sei uno di noi, bro. Sei uno dei nostri, bro. A me fa schifo il latte di soia. Ultimo posto. La soia, che schifo. Quella al cioccolato non è male. Sì, non è vegetariana Naomi, è vero. Però il latte si caga addosso. Il latte non lo può bere, se no si caga addosso. Fine, quindi la classifica è: primo classificato, farro. Poi abbiamo il riso, quello all'avena. E per ultimo, di gran lunga, la soia. Non a caso, quelli con più zuccheri li ho messi ai primi posti. Ho proprio il gusto di un bambino. Parliamoci chiaro: sono a tanto così per perdere questa sfida. Io ho pensato che effettivamente io sto facendo una settimana da carnivoro, ma sto facendo anche tipo la challenge di non mangiare zuccheri, non mangiare carboidrati. Ogni volta che sento il profumo di qualcosa di dolce. Ti seguo da un anno e ti volevo ringraziare di tutte le risate al limite del collasso. Grazie mille. L'altra sera, mentre malattia, ti guardavo, ho avuto un'illuminazione. Cioè? Con dei baffi sottili saresti la copia sputata del dottor Slamp. Grazie per l'euro, malattia. Cioè, io muoio. Madonna, che bello. Guardali tutti quei zuccheri, quelli zuccheri elaborati. Quei prodotti elaborati industriali pieni di zuccheri lavorati, complessi, conservanti. Però, cioè, io... Fatti un dolce. Tu fai la torta di carne e io faccio la torta di carote. La torta di carne si fa, però come la fai? Scusami. Sì, lo stiamo per fare davvero. Esiste il tortino di carne. Io ho paura, il tortino, però non la torta. Allora, ragazzi, ingredienti per la torta di carne: un bel hamburger di pollo, hamburger di bovino e bacon. L'idea qual è? Ma come la fai, scusami? Quando voi tagliate una torta, spesso vedete gli strati all'interno, diversi, magari di diverso colore. Quello che io otterrò sarà un hamburger di pollo che è un po' più pallido rispetto all'hamburger di bovino, e quindi ci saranno i vari strati se li impilo uno sopra l'altro. Io seguirò una ricetta, quindi non può andare nulla storto. Primo strato, hamburger di bovino. In questo caso, vi dico la verità, non ho idea di quale delle due venga più schifosa, perché ragazzi, le torte vegetali, le torte vegane fanno cagare alla merda. Io ho mangiato una torta vegana una volta. Avete presente masticare del compensato dei mobili IKEA? Ecco, il compensato dei mobili IKEA era più morbido e soffice al tatto, al morso, rispetto a quella torta vegana di merda. Cioè, quella torta vegana al cioccolato, senza latte, senza uova, era come mettersi in bocca della sabbia della spiaggia e masticare. Uguale! Uguale! Sembrava di masticare della sabbia di spiaggia. Io quando mangiavo, lì che... Poi ho bevuto dell'acqua e mi è rimasto un blocco qui, che per mandar giù mi ha sfondato trachea, esofago, tutto. E ho pensato, buona questa torta senza latte, uova, senza alcun tipo di morbidezza, senza alcun tipo di cremosità, senza alcun tipo di sofficità. Buonissima, buona, buona. Sopra ci mettiamo del bacon. Che bacon. Quella cazzo di cioccolata vegana, ma vaffanculo. Sembrava dell'intonaco, dello stucco per pareti, la cioccolata vegana. Cazzo, che roba. Vacca bestia. Bella. 180 grammi di carote. Vecchio, ma sono un cestista nato. LeBron James. Ho detto vegane, non vegetariane. LeBron James. No, contaminato. Aggiungete olio, acqua, sale e zucchero di canna. E tutto questo, via. Oh. Questa cosa qua dobbiamo metterla in forno. Bello, devo dire che il colore giallo diarrea col colera è entusiasmante. Per 40 minuti. Madonna, pesa come un bambino sta roba. Beh, però un po' sembra una torta, dai. Beh, un tortino di carne, quello esiste in realtà, eh. Dai, sì, un pochino, diciamo, sembra l'hamburger pizzoso. Magari della è vero, storia. Non lo sapevamo fare, magari è vero. Questo. Ci resta solo che a sperare. Vediamo ragazzi, la mia. Ragazzi, sono una più triste dell'altra. Ragazzi, sono una più triste dell'altra. Torta. È prontissima!
Però mi sembra sia venuta bene, eh. Puzza di bruciato, però. Cioè, la parte superiore, secondo me... Vabbè, da fuori sembra un ciambellone base. Era un po' too much. Lo zucchero a velo, metticelo, perché... Ecco qua. Ma secondo me è pronta. C'è da vedere l'interno se è crudo. Questa l'ha vista anche più carino. Cotto. No, ma si sfalda tutta. Se vuoi ti do una mano. No! Si rompe! È il nostro forno. Ancora una volta. No, è la torta vegana, non è il vostro forno, cioè... La colpisce, guarda! Guarda! No, colpisce ancora sto forno. È cruda, vecchio. Tagliati una tua fetta adesso. Un momento. Ragazzi, è merda d'elefante questa roba. È merda d'elefante. Mi manca fare una torta. Ho voglia di fare una torta. È una vita che non ne faccio una. Della verità questo. Oh, è cotto dentro. Vecchio, è cotto. Beccati questo. Sembra anche una torta. Ci sono riuscito davvero, ragazzi. Non ci credo. Assaggiamo. È buonissima. La mia no. La consistenza è proprio una... molliccia molliccia. Ma... se fosse stata cotta un po' di più, effettivamente ha un gusto. Prego, assaggi questo. Vabbè, quella è carne, dai, fa schifo quello. Se voi siete riusciti a far schifose anche le carni. Più la carne che questo. Non è possibile, la torta di carne ha vinto, cioè, ma... Vabbè, ma sì, ma dai, ma è ovvio, scusami! Vabbè, grazie delle opinioni. Direi che non c'è momento migliore se non l'ultima cena per fare le considerazioni, soprattutto vedere ad esempio te quanto hai speso, se sei dimagrito, se sei ingrassato e cose del genere. Io non ce la farei mai a seguire questa dieta, raga. A me piace troppo mangiare, io vi giuro non ce la farei mai. E non riuscirei mai a seguire una dieta con alcune limitazioni negli alimenti, io non ci riuscirei mai. A me piace la verdura, mi piace la carne, mi piace il pesce, mi piacciono i legumi, mi piace il latte, mi piace tutto. Io non ci riuscirei mai a non mangiare qualsiasi cosa. Sono rimasto sorpreso da quanto io avessi già una dieta vegana. Perché a casa avevo già i budini di soia, avevo la frutta, pasta al pomodoro e vegana alla fine. Cioè, tante cose che mangiamo sono vegane. Questa è stata in assoluto la sfida più difficile che abbia mai fatto finora. Già la pasta al pomodoro ci metti il parmigiano, non è più vegano. Cosa che mi manca di più sono i carboidrati. Io ieri sera... sono rimasto un'ora su Instagram a guardarmi tipo i video dell'antico vinaio con le focacce, con il tipo che fa "Bada come la fuma!" Ero lì, voglio una focaccia, voglio una focaccia. Prima di parlare del peso, se siamo dimagriti o ingrassati... Lui non so se è ingrassato perché si è mosso molto, però ha mangiato carne abbastanza fritta. Tu non credo sia ingrassato, non penso. Direi di parlare di spese. Io per una settimana ho speso all'incirca 103 euro. Ok. Invece per la dieta solo carne, prova a sparare. Secondo me hai speso 190 euro. 191 euro. Io avrei detto 200, quindi... Sono pazzesco, raga! Quindi hai speso quasi il doppio. Sì, però perché sempre io la dieta più costosa? Cioè, non capisco! Ma poi sai cos'è? Tu hai preso un sacco di roba, secondo me, che c'hai ancora in frigo, capito? Ah, tipo sì, magari la farina di farro, cose del genere. Tu ce ne hai ancora un po'. No, non ha comprato carne costosissima, c'era il wurster, la pancetta... Io la carne l'ho finita tutta. Tutto. Io sono curioso di sapere se sei dimagrito o ingrassato. Io ho perso quasi un chilo. Cavolo! Non sono riuscito a mangiare tanti grassi comunque. Secondo te sono dimagrito o ingrassato? Non lo so. Per me potresti anche essere dimagrito. Non hai mangiato carboidrati. Le proteine, praticamente un quarto delle proteine, di calorie delle proteine, viene consumata solo perché il tuo corpo deve elaborarle. È che hai mangiato anche molto grasso. Forse il grasso ti ha fottuto. Se avessi mangiato più... Secondo me potrebbe pure essere dimagrito, eh. No, non lo so. Tu non hai mangiato carboidrati, però ti sei riempito di zozzerie. Io dopo... Ah, no, però cazzo, ho mangiato anche gli insaccati, eh. Ho mai visto il grumo di carne. Non lo so. Mi rifiuto di credere che tu sia dimagrito. È impossibile. Ragazzi, sono dimagrito di 2 kg. Immaginavo, cioè, vi giuro, immaginavo. Ah, sono dimagrito un po'. Cosa? Vabbè, vecchio! Com'è possibile? Niente carboidrati, niente zuccheri. Lo so! Questa dovrebbe essere una cosa biologica per il fatto... No, la diarrea, per il fatto che le proteine non ingrassano molto, perché le proteine, almeno il 20-25% delle proteine, viene delle calorie e delle proteine, viene automaticamente bruciato solo per quanto è un casino, quanto sono complesse. Cioè, solo per quanto è difficile decomplessarle, lavorarle, sistemarle, il tuo organismo già di base consuma il 20% della caloria della proteina stessa, quindi processarle, bravo Ale, non mi viene la parola, grazie.
processarle. E poi c'è Chinito in chat. Aspetta, Chinito, un attimo, non è ancora il momento. Non è ancora il momento. Chinito, aspetta un attimo. Chinito is not the moment. Wait a moment. Ma non era un bot, scusate. Chinito, you are a bot or you are a real person? No, because I am worried. C'è da dire che sono dimagrito, però obiettivamente... Chinito, do the sub to the channel. Questa non è una dieta sana. Cioè, ragazzi, parla chiaramente il mio intestino. Questa dieta è inaffrontabile, non la consiglio a nessuno. Mille volte meglio il vegano. Che dire? Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. In tal caso, mi raccomando, iscrivetevi. Carino, è bellino questo video, mi è piaciuto molto, bellino. Avete fatto bene a consigliarvelo. Allora, un attimo che vado un secondo al... Ah, a proposito, ho risolto il mistero... Ho risolto, mi sa, il mistero della sedia di ieri con i vestiti sopra. Vi ricordate che Chinito mi aveva fatto la foto della live con la mia sedia vuota e i vestiti sopra? Mi sono ricordato che io quel pomeriggio i vestiti non li avevo messi sulla sedia, li avevo messi nell'armadio. Quindi non c'erano vestiti sulla mia sedia. Quindi è un fotomontaggio. Perché mi ero ricordato che io quel pomeriggio avevo messo via i vestiti, li avevo messi nell'armadio. Quindi è un fotomontaggio perché non c'erano i vestiti sulla sedia, l'unica soluzione possibile. Fantasmi, certo, quel gamer, sono d'accordo con te, d'altro canto è lampante che il fantasma ti chieda se vuoi giocare con la modalità streaming. Quale demone, quale fantasma non ti chiede, ascolta, devo ammazzarti, però vuoi tenere i tuoi dati riservati? Metti la modalità streaming. Sono fantasmi moderni, sono fantasmi educati, giustamente. Un attimo che vado un secondo al cesso. Hello there. Boo! Paura, eh? No, scusa.